Ecco cosa pensa Paola Di Benedetto di Cecilia Rodriguez e del Cannegate. Un ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 ha rilasciato delle dichiarazioni al sito Fanpage. Un nuovo appuntamento dedicato ad un ex naufraga della 13ª edizione dell'Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Cancelletto Paola Di Benedetto, che come tutti sapete ha trovato l'amore, dato che nella vita reale sta continuando a frequentare Cancelletto Francesco Monte, con cui aveva instaurato una particolare intesa durante le prime settimane di permanenza nel reality. Vi anticipiamo che la bellissima showgirl vicentina ha detto cosa pensa dell'ex fidanzata del modello pugliese, e si è soffermata a parlare anche del caso Cannegate scatenato da Eva Enger. La modella vicentina prende le difese di Francesco e della conduttrice Alessia Marcuzzi. Avete capito benissimo, due ex naufraghi del programma Mediaset incentrato sulla sopravvivenza, cioè Paola Di Benedetto e Francesco Monte, una volta terminata la loro esperienza sulle spiagge di Caio Cocchinos, si sono ritrovati in Italia, dato che come tutti ricordate la loro conoscenza era stata interrotta bruscamente, perché l'ex tronista ha abbandonato il gioco di sua spontanea volontà per difendersi dalle accuse lanciate da Eva Enger in diretta televisiva. A tal proposito vi riveliamo che alcune ore fa, la modella vicentina ha espresso il suo parere sul sito Fanpage sull'intricata vicenda che continua a vedere protagonista la sua nuova fiamma. In particolare l'ex ballerina di Colorado ha ribadito per l'ennesima volta che Francesco in Honduras avrebbe fumato soltanto sigarette rollate con il tabacco. Invece riguardo al duro confronto di Alessia ed Eva, ha detto che la conduttrice ha fatto bene a perdere la pazienza. Sempre nel corso dell'intervista Paola ha aggiunto che l'ex attrice a luci rosse ha accusato Francesco, perché l'aveva mandata in nomination. Paola non teme il paragone con la sorella di Belen. Come vi abbiamo anticipato nella parte iniziale di questo articolo, al giornale online diretto da Francesco Piccinini, l'ex madre natura di Ciao Darwin, ha detto di non temere il paragone con Cancelletto Cecilia Rodriguez, perché sono molto diverse, e soprattutto ha specificato che l'attore tarantino non prova più nessun sentimento per la showgirl argentina. Avete capito benissimo, per Paola Di Benedetto e Francesco Monte il passato è un ricordo lontano. Riguardo a questa neocoppia, ci teniamo a comunicarvi che l'ex ballerina di Colorado, anche se alcuni giorni fa ha dimostrato di essere molto presa della nuova relazione nel programma Verissimo, nella scorsa puntata di Domenica Live ha sottolineato che per il momento tra lei e il modello pugliese è in corso soltanto una bella frequentazione. Se volete continuare a ricevere notizie sul mondo del gossip, seguite il sito Blasting News.